La scuola paritaria fra attualità e futuro. Questo il tema conduttore del convegno nazionale delle scuole paritarie che si è svolto a Roma presso l'Hotel Royal Santina. I dirigenti degli istituti associati alla FILINS, Federazione Italiana Licei ed Istituti Non Statali, provenienti da tutta la penisola, hanno partecipato all'incontro presieduto dal presidente professor Giovanni Piccardo. Ha iniziato i lavori il dottor Raimondo Murano, direttore generale del MIUR, che ha dato indicazioni in merito ai nuovi corsi post diploma per qualifiche professionali di alto livello a cura delle rispettive regioni. Se io fossi un dirigente scolastico di una scuola, mestiere che ho fatto, che forse l'avrei fatto bene a non lasciare, e mi volessi candidare, cosa farei? Vicino alla Sarcon, io so che lì ho, bravissima, io lì ho la possibilità di parlare con l'ingegnere deputato all'intenzione del personale e gli posso dire, scusami, ma di quale profilo professionale tecnico tu hai bisogno? E l'idea che ebbe Giovanni Agnelli con il Valentino, cioè i tecnici che hanno fatto negli anni 50 il rinnovamento del nostro paese, erano tecnici formati dall'impresa al termine del percorso della scuola secondaria superiore. Noi diciamo all'impresa, non caricatevi di questo onere, facciamolo insieme. Io ho visto una fila straordinaria di ragazzi fare la fila per poter sostenere i colloqui per la Valtour, per lavorare a luglio e agosto. D'accordo? Nei loro villaggi vacanze. Lo sa, al termine della conferenza io mi sono avvicinato al direttore della Valtour, siamo scambiati i nostri biglietti da visita, ci siamo scambiati le nostre valutazioni e anche le amarezze, signore. Perché lui mi ha detto che di quella grande fila di ragazzi l'86% l'ho sbattuta fuori. E sa per quale motivo, direttore? Non sapevano dirmi un progetto di attività lavorativa che avrebbero potuto realizzare nel mio villaggio in lingua inglese. Ma io per lo più inglesi, io per lo più olandesi, questi non parlano italiano. Io bisogna che questo ragazzo che vuole fare un progetto sappia parlare in una lingua corretta, quindi in lingua inglese. Io voglio far tornare quelle ore di laboratorio e di lingua che purtroppo sono state cancellate. Dato che il ministro, come lei ha letto, dopo i primi 3 anni dei 2 DPR, questo vale anche per la filiera liceale, per l'amor di Dio, deve rappresentare al Parlamento con un rapporto lo stato di applicazione del riordino. Io desidero che quelle ore mi vengano restituite, perché i nostri ragazzi conoscono, scusi, troppo poco l'inglese, troppo poco l'informatica e troppo poco laboratorio si fa nei nostri istituti. Ma dobbiamo appunto recuperare, perché noi non andiamo ad intaccare una fetta, diciamo, scolastica all'interno del quinquennio. Noi siamo dopo il diploma, perché non si può accedere all'ITS se non avendo o il diploma di scuola secondaria superiore tecnico professionale o la licenza liceale. Il convegno, organizzato come tavola rotonda, ha messo a fuoco alcuni argomenti di grande interesse, e non solo per le scuole paritarie, dalla riforma scolastica a quella fiscale, dai corsi di istruzione tecnica superiore alle opportunità di lavoro per i giovani diplomati, ma soprattutto ha sottolineato la necessità di intervenire sotto l'aspetto politico per realizzare finalmente una nuova governance dell'istruzione nel quadro delle liberalizzazioni programmate dal governo Monti.